vediamo un piccolo approfondimento numerico relativo all'animazione virtuale che abbiamo appena visto nel video precedente. Abbiamo visto infatti che l'orologio arriva in corsa davanti al primo orologio e in quel momento parte il raggio di luce. Il raggio di luce impiega per fare il viaggio di andata e ritorno lo stesso tempo. Ecco, rivediamo, impiega per il raggio di luce per fare il viaggio di andata e ritorno lo stesso tempo che impiega l'orologio in corsa per fare soltanto il viaggio di andata. Questo vuol dire che la velocità dell'orologio in corsa è la metà della velocità della luce. Rivediamo ancora perché. Perché l'orologio in corsa, per percorrere tutta la lunghezza dell'aeroplano, impiega lo stesso tempo che impiega questo raggio di luce per percorrere due volte la lunghezza dell'aeroplano, perché una volta all'andata e una volta al ritorno. Dunque, la velocità di questo orologio in corsa è la metà della velocità della luce. Perciò v uguale c mezzi, ci calcoliamo il coefficiente b che è v su c, un mezzo, 0,50, e ci calcoliamo il fattore di Lorentz gamma. Sappiamo che è definito in questa maniera e facendo i calcoli, gamma è 2 diviso radice di 3, circa 1,15, quindi un pochino maggiore di 1. Ora utilizziamo il fattore di Lorentz gamma nella formula della dilatazione relativistica dei tempi. Il tempo, l'intervallo di tempo misurato con due orologi è dilatato di un fattore circa 1,15 rispetto all'intervallo di tempo tra gli stessi eventi misurato con un orologio solo, l'intervallo di tempo proprio. Infatti, come vediamo qua, l'intervallo di tempo proprio è quello misurato dall'orologio in moto, perché l'orologio in moto utilizza un orologio solo, il suo. E i due eventi quali sono? Sono l'incontro dell'orologio in moto con questo primo orologio in coda all'aereo, quindi quando questo orologio in moto sta qua. E il secondo evento è l'incontro dell'orologio in moto con l'altro orologio della stazione, cioè con l'orologio in testa all'aereo. Quindi i due eventi sono primo incontro e secondo incontro. Per misurare l'intervallo di tempo fra questi due incontri, l'orologio in moto utilizza un orologio solo, il suo, mentre invece alla stazione o all'aeroporto è necessario utilizzare due diversi orologi. Quindi alla stazione viene misurato un intervallo di tempo non proprio tra quei due eventi e invece l'orologio in moto misura un intervallo di tempo proprio perché utilizza un orologio solo. Questo è l'intervallo di tempo proprio misurato dall'orologio in moto, un orologio solo serve per la misura, e questo è l'intervallo di tempo non proprio, non si chiama improprio, si chiama non proprio, misurato dai due orologi in testa e in coda all'aeroplano. E abbiamo visto che nell'animazione virtuale questo intervallo di tempo non proprio valeva un secondo. Infatti, lo possiamo rivedere adesso, primo incontro, questo è il primo evento, questo incontro, partono le lancette, ogni giro è un secondo. Ecco che arriva il secondo evento, secondo incontro, è passato esattamente un secondo sui due orologi all'aeroporto. Però, come vediamo da questa immagine del secondo evento, è passato meno di un secondo sull'orologio in moto. Quanto tempo precisamente è passato sull'orologio in moto? Per calcolare quanto tempo è passato ricaviamo delta t0, l'intervallo di tempo proprio, dividendo un secondo misurato alla stazione o all'aeroporto diviso gamma, cioè diviso 2 su radice di 3, quindi è come dire per radice di 3 su 2 moltiplicato per un secondo fa radice di 3 su 2 secondi, fa circa 0,866, ho dimenticato di scrivere la s secondi. Dunque, come si vede, il tempo proprio misurato con un orologio solo, quello in moto, è il risultato più breve del tempo, dell'intervallo di tempo non proprio, che era misurato con due orologi diversi, i due orologi fermi all'aeroporto, in testa e in coda al treno, l'intervallo di tempo non proprio era un secondo, l'intervallo di tempo proprio, ora sappiamo misurarlo precisamente, lo calcoliamo, 0,866 secondi. Quindi questo calcolo è venuto fuori conoscendo la velocità dell'orologio in moto, metà della velocità della luce. Quindi da metà della velocità della luce, fattore B, 0,50, fattore gamma, 2 su radice di 3.
tempo proprio più breve di quello non proprio, valore 0,866 secondi.